Storicamente sono gli alberi che autoctoni da qui. Il gelso in realtà non è proprio autoctono, però diciamo che è diventato autoctono perché è talmente presente nelle nostre aree da talmente tanto tempo che poi sono scomparsi, chiaramente non ce n'erano più. Loro sono stati ripiantati almeno un centinaio di gelsi. Ma come fanno? Chi vuole può andare d'estate, all'inizio dell'estate, quando ci sono i frutti del gelso, ci sono. I mukui, pochi sanno che si chiamano mukui, rossi o bianchi, sono dolcissimi, sono buoni. Mukui in milanese. I muron fan lega.